Oggi, 18 gennaio 2014, la nostra scuola, che è l'Istituto Orsoline di San Carlo, esistente a Saronno da più di 100 anni, 103 per la precisione, si apre ad accogliere le famiglie che stanno pensando alla scelta della scuola per i loro figli, in particolare per i figli che accedono alla scuola superiore. Però c'è anche una presentazione ancora della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la scuola superiore, noi abbiamo un ventaglio ampio di possibilità che consente di avere una scelta accurata e precisa in base alle attitudini e ai desideri dei ragazzi. Presentiamo quindi i nostri tre licei: liceo delle scienze umane con le due opzioni con latino o senza latino, liceo scientifico con le due opzioni scienze applicate o liceo scientifico tradizionale e liceo linguistico. E poi abbiamo l'istituto professionale sociosanitario per tecnico dei servizi sociali, è un quinquennio che dà accesso all'università, a qualunque facoltà universitaria. Da quest'anno siamo felicissimi di poter proporre un nuovo corso, è un corso regionale, ci siamo accreditate presso la Regione Lombardia, questo corso per operatore dei servizi di promozione e accoglienza, servizi turistici, è un corso triennale, sarà seguito da un quarto anno e per chi ne avesse la possibilità e le capacità potrà essere completato con un quinto anno per accedere all'università. Le attività sono creative, sono interessanti per i ragazzi del giorno d'oggi, in particolare in base alle loro attitudini. Potremo visitare i laboratori che sono stati predisposti e che consentiranno quindi anche alle famiglie di verificare quello che in questa scuola tutti i professori con grande professionalità ma anche con grande energia realizzano con i ragazzi. Rimane al di sotto di tutto il nostro carisma di Orsoline di San Carlo, aperte all'educazione della persona, la persona nella sua totalità, nella sua ricchezza, per un mondo che diventi un po' migliore di quello in cui noi viviamo. Buongiorno, io sono Paolo Maspes e da anni condivido l'esperienza educativa della scuola professionale delle Orsoline di Saronno. Sono qui per raccontarvi una nuova esperienza che abbiamo intenzione di cominciare con l'anno prossimo e che stiamo progettando. Questa nuova esperienza, come vedete dal manifesto qui accanto a me, è una scuola di istruzione e formazione professionale. Questo corso prevede un triennio di qualifica professionale che alla fine ha come scopo di introdurre chi lo ha frequentato e ha superato l'esame nel mondo del lavoro. Dopo l'esame di qualifica sarà possibile frequentare un quarto anno tecnico, diciamo di specializzazione, con il quale poter accedere a tutte quelle professioni tecniche che sono previste dalla figura. E infine è previsto anche un quinto anno sia per rastremarsi al mondo dell'istruzione, quindi per ottenere il diploma del quint'anno, sia per di alta formazione, cioè per frequentando un corso di alta formazione tecnica previsto dalla possibilità di costruire delle associazioni di partecipazione con università e aziende. Il corso ha come titolo operatore ai servizi di promozione e accoglienza con la specifica di indirizzo servizi per il turismo. Questo corso quindi ha due obiettivi fondamentali. Il primo di costruire tecnici, quindi esperti nella progettazione, nell'erogazione dei servizi per il turismo e anche, come secondo ma non per importanza, l'obiettivo di promuovere e accogliere la persona. Questo permette a questo nuovo corso di inserirsi a pieno titolo nella nostra tradizione educativa che prevede proprio di mettere la persona al centro come soggetto di tutto il lavoro che facciamo. Per cui promozione e accoglienza sia dei pacchetti turistici sia della persona in sé. Ci sono due aree disciplinari fondamentali in questo corso, sono l'area delle discipline di base,
che comprende italiano, matematica, inglese, una seconda lingua straniera, e sono discipline condivise da tutti i percorsi di questo livello e in generale dalle scuole superiori italiane. E poi c'è un altro grande insieme di discipline tecniche, o come dicono i documenti, professionalizzanti. Primo fra tutti sarà il laboratorio di tecniche turistiche, ma anche laboratori di comunicazione e di elaborazione testi. Tutto ciò si svolgerà a scuola per una durata oraria settimanale di 30 ore, quindi 6 ore dal lunedì al venerdì, più o meno dalle 8 alle 2. E come dire, altre caratteristiche fondamentali, secondo me molto interessanti, sono che i compiti si fanno a scuola, come pubblicizziamo, che non vuol dire che si lavorerà di meno, vuol dire che il lavoro impostato in equipe comincia dai banchi di scuola, per cui così come tutti i formatori saranno obbligati a lavorare in equipe tra di loro, anche i ragazzi verranno abituati da subito, attraverso una didattica laboratoriale, a lavorare in equipe tra di loro, per cui i compiti cosiddetti si svolgeranno come lavoro d'equipe durante le ore scolastiche. Un'altra cosa molto interessante è che, essendo riusciti ad accreditarci presso Regione Lombardia, questo corso sarà a costo zero per le famiglie, che vuol dire che l'iscrizione di questo a questo corso avverrà direttamente presso Regione Lombardia con il sussidio e l'aiuto della nostra segreteria o delle segreterie delle medie di provenienza, ma che non graverà affatto sulle famiglie, quindi la spesa, pur partecipando a un corso organizzato da un'istituzione non statale, sarà a totale carico delle istituzioni, quindi la Regione Lombardia sovvenziona il corso. È una scuola a costo zero per le famiglie. Termino dicendo l'ultima cosa che mi sembra molto importante, ed è quella dei laboratori e degli stage. Durante il triennio la scuola cosiddetta si svolgerà sia negli ambienti scolastici veri e propri, sia presso aziende o strutture del territorio, in misura crescente dal primo al secondo al terzo anno, fino ad arrivare a partecipare, a organizzare percorsi di stage e tirocini anche di un mese e mezzo nel terzo anno. Per cui è una scuola che ha un rapporto, che dovrà avere per forza un rapporto con il territorio molto stretto e speriamo molto produttivo. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima, siamo qui, vi aspettiamo. Buongiorno, sono Tommaso Chiappa, insegno alle Orsoline all'Istituto Orsoline di Saronno. Oggi abbiamo
fatto un laboratorio un po' particolare dove arte, pittura e musica hanno creato una vera e propria contaminazione. Qui ho un altro professore che lavora con me, il professor Zampetti, il maestro Zampetti potrei dire, perché ha suonato live durante un laboratorio di pittura, e adesso passiamo la parola a lui visto che ha sentito anche lui un'energia particolare da questo laboratorio. Prego. Grazie. Dunque sì, è stata molto bella questa sinergia, diciamo, di queste due arti, l'arte musicale con l'arte pittorica. Mi è sembrato bello proporre i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, che è una composizione già di per sé ispirata a dei quadri proprio. Sono quadri di un'esposizione, sono trasfigurazioni musicali di quadri che lui andò a visitare in un'esposizione. Quindi è stato bello in un certo senso fare il percorso inverso, cioè mentre Mussorgsky ha messo in musica quadri già compiuti, noi abbiamo voluto vedere che cosa viene fuori, diciamo, ascoltando queste composizioni, quali quadri, quali composizioni pittoriche possano scaturire dall'immaginazione che scaturisce ascoltando appunto questa musica. Sì, volevo aggiungere, è venuta fuori una sperimentazione totale col mezzo espressivo della pittura, ma soprattutto con l'ascolto dei brani proposti dal professore, suonati live proprio per i ragazzi, quindi un laboratorio veramente, a mio avviso, molto molto stimolante per i ragazzi. Tutto qua. Molto stimolante. Adesso volevo fare poi un altro percorso. Adesso sto facendo ascoltare sempre i quadri di un'esposizione, la versione orchestrale di Ravel, visto che dunque la musica è esattamente la stessa, ma è pervaso di un colore nuovo, che è quello orchestrale rispetto a quello pianistico, che è comunque l'originale di Mussorgsky. Poi volevo fare un altro percorso e vedere cosa viene fuori dall'ascolto di questo percorso, l'ho intitolato Dal buio alla luce, quindi una serie di pezzi che partono dal chiaro di luna di Beethoven, quindi da una situazione notturna di Chopin, composizioni ispirate alla notte, per poi arrivare alla luce, che ho quasi, potremmo dire quasi un chiaroscuro disegnato, e quindi anche la forma e il colore, anche la luce che arriva in maniera graduale attraverso le note del professore. Devo dire che i ragazzi si stanno divertendo, è un'esperienza che proporremo anche il prossimo anno nei nostri vari laboratori, quindi siamo molto contenti. Questo esperimento si può osservare come al variare della temperatura vari la densità. Adesso hanno messo dell'acqua bollente in questa piccola bottiglia che verrà colorata e successivamente immersa nell'acqua fredda. Osserviamo cosa succede. L'acqua calda della bottiglietta, meno densa, esce dalla bottiglietta e va verso l'alto. Infatti si vede che si forma uno strato colorato sulla superficie della boccia grande di vetro. Questa è una reazione molto appariscente, ma dal punto di vista chimico molto semplice, riproduce una sorta di vulcano. È una reazione che avviene tra il bicarbonato che è stato già posizionato all'interno di questo vulcano e adesso viene aggiunto dell'aceto colorato con del sapone per avere un effetto un pochino più particolare. Buongiorno, sono la professoressa Golin Paola e sono l'insegnante di diritto ed economia all'Istituto Professionale Sociosanitario. Nei primi anni di questa scuola, fino alla terza, il mio compito è quello di introdurre i ragazzi nel mondo delle istituzioni e all'interno anche delle dinamiche del mondo del lavoro, proprio per far capire ai ragazzi il mondo che li aspetta una volta che usciranno dalla scuola. Uno dei nostri compiti, mio come docente e loro come studenti, è quello di conoscere la Costituzione, in particolare
facciamo attenzione alla parte della Costituzione dedicata al mondo del lavoro. Infatti si può vedere alle mie spalle, c'è un cartellone che presenta l'articolo 1, il 4 e la parte della Costituzione dedicata appositamente a questo mondo. Introduco i ragazzi anche nella dinamica del mercato del lavoro, quindi spiego loro che c'è la parte dei lavoratori rappresentata dai sindacati dei lavoratori e c'è la parte delle imprese rappresentata dalle associazioni degli imprenditori, che in questo mondo queste due parti si incontrano stilando il contratto e i contratti collettivi che servono poi a regolare i loro rapporti. Faccio capire loro come i lavoratori tramite i sindacati hanno imparato a far valere i loro diritti e ad ottenere la possibilità di avere davvero una vita dignitosa e la possibilità anche di far vivere dignitosamente se stessi e le loro famiglie. Questo però va a vantaggio anche delle imprese, perché se i lavoratori hanno un buon salario poi possono comprare i beni delle imprese e possono risparmiare affinché le imprese crescano facendo investimenti. Viene poi presentato loro anche problematiche di attualità, come ad esempio il problema del cuneo fiscale sul lavoro, il fatto che oggi in Italia il lavoro costa tanto al datore di lavoro, ma poi i soldi che arrivano in tasca ai lavoratori sono pochi, perché gran parte è assorbita dai tributi. E come questo è oggi una delle cose dibattute anche a livello governativo. Poi vediamo quello che è il vantaggio di avere un lavoro legale e di non precipitare in un lavoro nero, perché chi lavora in nero non avrà la copertura di previdenza e di assistenza. E quindi i ragazzi cominciano a capire che cos'è uno stato sociale, che cos'è la previdenza, cosa serve, che cos'è l'assistenza, perché è importante che ci siano affinché anche i lavoratori che cadono in malattia o diventano anziani non restino abbandonati a se stessi. Ma soprattutto tutto questo serve per poi prepararli a entrare davvero nel mondo del lavoro con delle prime esperienze che cominciano in terza e in quarta. In terza vanno a fare stage e tirocini, sia una settimana durante l'anno e poi anche alla fine della terza 2 settimane. In quarta invece fanno un vero e proprio mese durante l'anno scolastico in una struttura dove svolgono appunto un tirocinio più lungo. Quali sono le aree dove andiamo a collocare i nostri ragazzi? Sono l'area del disabili, quindi strutture che accolgono i disabili, pubbliche, private o in convenzione, è l'area dell'infanzia, asili nido o scuole dell'infanzia, scuole materne, e l'area degli anziani, quindi ad esempio strutture di accoglienza e ricovero degli anziani, perché queste sono le aree proprio collegate al campo di preparazione di questo istituto. Sono delle esperienze che li arricchiscono tantissimo, i ragazzi sono estremamente motivati nel fare queste esperienze e proprio in attesa di fare questo sono interessatissimi a tutto quello che capita nel mondo del lavoro. Ecco perché vengono preparati a questo.
Il quinquennio sociosanitario dell'Istituto Orsolini di Saronno è un quinquennio che crea appunto allievi in uscita dei servizi sociosanitari. La nostra scuola dura 5 anni e ha un approccio estremamente laboratoriale. Cosa significa? Che partiamo appunto da laboratori concreti per apprendere le varie discipline. All'interno poi del corso si strutturano dei laboratori come il laboratorio di musicoterapia, lettura e scrittura braille e danza terapia. E dal terzo anno di corso i ragazzi fanno degli stage, quindi dei tirocini pratici all'interno di strutture vicino appunto nel territorio. Gli stage si svolgono prevalentemente in strutture per l'infanzia, quindi asili nido di Saronno e dintorni, scuole dell'infanzia, scuole primarie, istituti e centri per anziani, ospedali. Quello che stiamo facendo adesso è un laboratorio sulla conoscenza e la percezione di sé e degli altri. Questo è la quarta attività che stiamo facendo. Abbiamo iniziato da un gioco di conoscenza, abbiamo poi proseguito con un pochino di tecnica vocale, utilizzo di diaframma, che sarà fondamentale, essendo una parte importante del nostro percorso, sia il canto che l'attività di drammatizzazione che svolgono i ragazzini di terza, da proporre poi ad esempio ai bambini della scuola dell'infanzia, sia quella interna che è capitato anche ad altre scuole dell'infanzia di Saronno. Quello che stanno facendo ora è un esercizio di drammatizzazione, di improvvisazione, per cui è stata fornita loro una situazione. I ragazzi, divisi per gruppettini, stanno cercando di improvvisare sulla situazione fornita. Buongiorno, siamo delle studentesse dell'Istituto Orsolini San Carlo di Saronno e volevo presentarvi il nostro progetto di studi. In questa scuola ci sono 5 diversi licei: il liceo linguistico, il liceo scientifico opzione scienze applicate, il liceo scienze umane e il liceo scienze umane opzione economico-sociale. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e il liceo delle scienze umane, le materie di indirizzo sono psicologia, pedagogia, sociologia e diritto. Nel liceo delle scienze umane vengono affrontate tutte e 4 le materie, con l'unica differenza che il diritto viene studiato solamente nel biennio, mentre per quanto riguarda il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale verranno appunto affrontate tutte queste materie di indirizzo durante il corso degli anni, senza abbandonare il diritto. E un'altra differenza tra il liceo delle scienze umane e il liceo delle scienze umane economico-sociale è lo studio del latino. Infatti lo studio del latino rimarrà solamente nel liceo delle scienze umane, mentre non verrà affrontato per il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale. Per quanto riguarda delle attività e i progetti che vengono affrontati durante il percorso di studi, verranno appunto affrontati degli stage negli ambiti lavorativi appunto del settore umanistico delle scienze umane, ad esempio stage all'interno del villaggio SOS, che è una realtà appunto della nostra città di Saronno, e altri tirocini o stage durante il periodo estivo in aziende scelte dagli studenti. Appunto durante gli anni scolastici, durante l'anno, vengono proposti anche degli incontri con degli specialisti, ad esempio psicologi o assistenti sociali. Un'altra possibilità che hanno gli studenti è quello di affrontare delle attività di volontariato con il fine di approfondire appunto i diritti umani che vengono studiati durante il percorso appunto di studi. Allora, il liceo scientifico e il liceo scientifico con opzione scienze applicate, le materie di base sono matematica, scienze, fisica e disegno e storia dell'arte. La differenza tra il liceo scientifico e il liceo scientifico con scienze applicate è che nel liceo scientifico si studia dalla prima alla quinta il latino, mentre invece nel liceo scientifico con opzione scienze applicate si studia informatica. Le attività e i progetti presentati dalla nostra scuola sono le CDL, che è la patente per il computer,
Kepler, la fisica in moto, la visita alla Ducati. Praticamente gli studenti del quarto anno di liceo si recano a Bologna, dove possono studiare e capire in modo più dettagliato la fisica attraverso i motori. Inoltre gli studenti dalla prima alla quinta possono partecipare alle Olimpiadi di matematica. E infine, come ultimo progetto, c'è la presenza alla visita al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano. Il liceo linguistico alle Orsoline offre lo studio di tre lingue straniere dal primo anno di studi fino al quinto. Le tre lingue sono il francese, l'inglese e lo spagnolo. Per tutte e tre le lingue vengono offerte le possibilità di ottenere le certificazioni relative, quindi per lo studio dell'inglese c'è la possibilità della certificazione PET, FIRST e CAE, mentre per lo studio del francese e dello spagnolo, relativamente per il francese DELF B1 e B2, per lo spagnolo il DELE B1 e B2. Sempre collegato con lo studio delle tre lingue che caratterizzano proprio il liceo linguistico c'è l'attività di madrelingua, quindi per tutte le lingue sono presenti dei madrelingua che tengono delle lezioni con gli studenti e anche un gemellaggio con la cittadina di Challan nel nord ovest della Francia, che offre la possibilità di conoscere studenti francesi che al contrario studiano la nostra lingua. Oltre a queste attività e le materie principali del liceo linguistico vengono affrontate anche delle materie dell'area umanistica come lo studio dell'italiano, del latino per quanto riguarda il biennio e anche della geografia solo per il biennio, mentre storia e storia dell'arte nella parte del triennio e la filosofia. Per quanto riguarda invece l'area scientifica vengono affrontate la matematica con informatica solo nei primi due anni e la fisica nel triennio e le scienze naturali. Quando uno studente si diploma nella nostra scuola, dopo 5 anni ha acquisito le capacità di relazionarsi con persone straniere delle tre lingue che ha riuscito a approfondire e sa usare le lingue in contesti diversi, può prendere ruoli di interprete, mediatore e viaggiare nel mondo per sfruttare questa dote che ha avuto.